Questa qui è una capanna ricostruita come quelle che c'erano nella preistoria, una capanna neolitica, quindi circa 5.500 anni fa. Cari amici, buongiorno, ben ritrovati. Telecamere di paese in paese, quest'oggi già vi dice l'immagine, in un luogo particolarmente suggestivo. Siamo in Val Camonica, accanto a me Luca Giarelli, che è presidente dell'associazione Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Cetto, Cimbergo, Paspardo. Esatto. Leggo perché questi tre comuni sicuramente non li avrei ricordati, se no. E per dire che oggi visiteremo la Val Camonica a partire da una presenza significativa, che è di quanti anni? Beh, diciamo che l'arte rupestre in Valle Camonica parte a circa 10.000 avanti Cristo e si prolunga fino praticamente all'altro ieri. È una arte che è stata sviluppata nel corso del tempo con fasi più o meno altalenanti, ma in un modo continuativo. Chi non ha mai sentito parlare delle incisioni rupestri della Val Camonica, però spesso e volentieri poi noi rimaniamo ai libri, a qualche immagine rubata qui e là appunto da qualche testo, forse poche volte magari siamo saliti o qualcuno ha avuto la fortuna anche di visitare questa zona che vedremo ancora oggi. Interessantissima perché dice un sacco di cose e probabilmente anche, mi dicevi prima, forse non dico le origini, tra virgolette, le radici dei Lombardi, però i Lombardi vengono qui spesso, no? Beh, sicuramente vengono qui anche perché qui si trovano delle incisioni simbolo della Lombardia, come ad esempio la Rosa Camuna, che è appunto il simbolo della regione. Quindi è un posto dove si possono trovare molte analogie con le nostre radici culturali e che sicuramente è un po' troppo poco conosciuto dalle persone. Dovrebbe essere un po' più approfondito. Il vostro parco, la vostra riserva naturale parte da qui la visita, perché come dicevi avete fatto questa ricostruzione che poi è molto anche accattivante. Insomma, dice un po' quello che poteva essere diciamo la presenza qui dell'uomo 10.000 anni fa, no? Esatto, sì, queste qui sono ricostruzioni nate soprattutto a scopo didattico per spiegare soprattutto ai giovani un po' come si viveva nella preistoria e nei secoli prima di Cristo. È una ricostruzione di una capanna neolitica questa, mentre qui accanto ce n'è una dell'età del ferro, ci spiega anche un po' l'evoluzione delle abitazioni nelle Alpi nella preistoria. Di qui parte il percorso che voi fate, naturalmente adesso andremo a vedere anche noi le incisioni rupestre, di questo che è un luogo che mi dicevi raccoglie naturalmente un bel po' di queste immagini, incisioni, e che non è l'unico però, no? È ricchissima questa parte della Val Camonica. Esatto, dobbiamo ricordare che il sito UNESCO 94 è arte rupestre della Valle Camonica, quindi l'arte rupestre nella Valle Camonica nella sua interezza. All'interno della Valle Camonica ci sono 8 parchi strutturati di varie dimensioni, questo è uno dei maggiori, è la riserva appunto naturale delle incisioni rupestre di Cetto, Cimbergo, Paspardo, nome lunghissimo ma ovviamente perché comprende 3 comuni, certo. Quindi tante sottoaree all'interno visitabili, noi oggi andremo a visitare l'area di Foppe di Nadro. Questa è una delle rocce più grandi che abbiamo all'interno del parco, è la roccia 6. È una roccia veramente notevole, ricchissima di segni, come puoi vedere già qui ci sono figure di capanna, impronte di piedi. Sicuramente le figure per cui è più famosa sono senz'altro queste, che sono le scene di combattimento e scene di pugilato. Incisioni prodotte con dei percussori particolari? Ci sono due modi per incidere. L'uno è quello appunto che vediamo molto bene espresso qua, è quello detto a martellina. Si prende un sasso e si picchetta la roccia. L'altro invece è quello del graffito, che invece comprende l'utilizzo di uno strumento appuntito e serve appunto a graffiare la roccia. Quindi due modalità diverse che si possono vedere entrambe qui in Valle Camonica.
Bene, questa è un'altra roccia che si trova sul percorso, è una roccia molto interessante, soprattutto per le figure che si trovano disegnate sopra, che sono altamente datanti di un periodo della storia dell'umanità. Si vedono infatti due incisioni che rappresentano delle scene di aratura, in cui ci sono delle persone che appunto spingono un arato trainato da delle vacche, le si vede molto bene con le corna, ma soprattutto accanto si trovano dei pugnali molto curiosi, fatti a forma, sembra quasi di alberello, con questa particolare lama triangolare, che invece sono dei pugnali molto importanti, perché sono dei fossili guida dell'archeologia. Pugnali così sono stati ritrovati in delle tombe, nella zona di Remedello, nella Bassa Bresciana, e sono datati all'età del rame. Questo ci fa capire che queste incisioni sono state sicuramente fatte durante l'età del rame, anche qua in Valle Camonica, un'età molto importante per quanto riguarda la zona alpina, perché, come immagino ben saprai, questa è l'epoca in cui è vissuto Ötzi, il famoso uomo del Similaun, la mummia che si trova conservata a Bolzano. Qua sopra invece c'è un'immagine altrettanto importante, che è appunto un'iscrizione. In Valle Camonica non abbiamo solamente disegni, ma abbiamo anche scritte in alfabeto, che è l'antico alfabeto camuno, un alfabeto che gli abitanti della Valle Camonica hanno imparato dagli Etruschi attorno al 500 a.C. con gli scambi commerciali e hanno adattato alle loro esigenze. È una scritta abbastanza interessante perché, per quanto riguarda l'alfabeto camuno, noi in verità sappiamo leggerlo, ma non sappiamo tradurlo. Quindi noi possiamo leggere molto bene che c'è scritto Zaziau, però non sappiamo cosa voglia dire la parola Zaziau. Un percorso, caro Luca, che dice non sufficientemente di quanto è grande l'area, è vero? Esatto, solamente una delle piccole sottoaree in cui è divisa la riserva naturale delle incisioni rupestri. Questa però è sicuramente quella più fruibile, quella più interessante, anche sotto vari aspetti simbolici. Questa grande lastra di arenaria? Esatto, arenaria questa, quindi Verrucano Lombardo, è la pietra su cui hanno inciso qui nella media Valle Camonica. E questa è un'altra delle rocce importanti della nostra zona dell'arte rupestre. È la roccia 24 ed è famosa in particolare per la sua parte superiore, per la cosiddetta scena del villaggio con tutta questa serie di abitazioni, di capanne, esatto, nella parte inferiore invece per la rosa comuna, che è poi il simbolo della regione Lombardia. Ecco, in questa fetta di roccia tantissime figure diverse, ma sicuramente quelle che spiccano di più sono queste. Abbiamo una rosa camuna, che è il simbolo, dicevamo, della regione Lombardia, che questo sembra un quadrifoglio quasi, prende proprio il nome di rosa perché in questo particolare disegno ha quasi un gambo con delle spine, quindi da qui nasce poi il nome. In verità non è nient'altro che una figura polilobata con quattro anse e 9 puntini all'interno, forma quadrata. Può avere sia questa forma che sembra un quadrifoglio, sia anche una forma svastica, perché sostanzialmente questo è un simbolo solare. E come sai, la svastica è utilizzata anche in tante culture oggi, soprattutto nella zona indiana, proprio come simbolo solare. Sotto invece abbiamo quest'altra figura molto bella, molto curiosa, molto dinamica, vedi le gambe come sono piegate, ci sono perfino i polpacci indicati, ha quasi un pizzetto della barba, molto bella, ma soprattutto è particolare per questo copricapo che ha sul capo, che sembra un casco, e da qui il suo nome, che è quello di astronauta. Ci sono delle teorie fantasiose che girano su alieni, figure aliene rappresentate sulle rocce, beh, questa è una di quella che sta alla base di queste teorie. Ovviamente questo non è nient'altro che un elmo, che un copricapo di epoca della tarda età del ferro, che si trova su tante rocce qui in Valle Camonica. Diciamo che i Camuni avevano una particolare attenzione verso questi cappelli, verso questi copricapi che si mettevano sulla testa, ce ne sono veramente tanti diversi. Ma quante persone accompagnate qui ogni anno? Beh, diciamo sono parecchie, sì. Potrebbero essere molti di più, d'altra parte, perché è comunque un patrimonio sì famoso, ma non abbastanza conosciuto. Allora, beh, la nostra visita si conclude qui. Ringraziamo Luca, naturalmente, qui dal paese di Nardo, che è il paese da cui inizia poi il percorso, no? Per quanto riguarda le incisioni rupestri, è un paesino anche molto bello. Allora, come abbiamo fatto noi, cari amici, magari voi iniziate la vostra visita in Val Camonica da qui, da Nardo.
Castello di Gorzone, a chi è appartenuto? Allora, Castello di Gorzone è appartenuto inizialmente a una famiglia di cognome Brusati, che viene da, come potete capire, dalla zona di Brescia, dove oggi c'è Monticelli Brusati, per poi invece passare alla famiglia Federici, di origine appunto legata a questa famiglia Brusati. Dimmi una cosa, io vedo tante aggiunte, poi anche vari momenti di ristrutturazione, è così? Esattamente, sì. C'è un castello che viene da lontano, questo? Un castello che viene da molto lontano, per dirlo in maniera semplice, parliamo dell'anno 1000 più o meno, un castello che è nato inizialmente come fortezza militare, per poi invece trasformarsi nel corso del tempo in quello che vedete oggi, una residenza nobile. Aveva anche una torre il nostro castello, che negli anni 20 del 1900... Questa qui? Che negli anni 20 del 1900 è stata demolita per essere sostituita invece da questo balcone in legno, e quindi per sottolineare ancora la sua valenza più di residenza nobile che residenza nobile, ma in un determinato periodo anche posto privilegiato, perché qui naturalmente siamo in Val Camonica, c'è tutto un passaggio, cioè era anche un posto dove controllare naturalmente importanti vie di transito. Esattamente, la Val Camonica ha sempre avuto un ruolo molto importante per quanto riguarda la storia, essendo un luogo di passaggio e di contatto con tutte le altre vallate alpine poste accanto, e quindi anche non soltanto in Valle Camonica le famiglie nobili, in particolar modo dal Medioevo, hanno cercato di avere lottato anche per avere un controllo, per predominare sulla valle, ma anche forze esterne come il Ducato di Milano e in seguito la Signoria di Venezia si sono affermate nella nostra valle. Ecco perché io sono rimasto un po' attratto da un simbolo che ho visto. Beh, c'è lo stemma signorile, no? Esatto. Lo stemma signorile particolare. Abbiamo, esatto, lo stemma, il primo, partendo dalla sinistra, è lo scudo, appunto, il primo stemma dei Federici. Poi abbiamo l'aquila imperiale che sottolinea la fedeltà della famiglia Federici all'imperatore, l'aquila è il suo simbolo, e poi scommetto che quello che ha stupito te è stata la scala, esatto. Io ho visto la scala. La scala della la scala famiglia Scaligeri. Esatto, proprio come che la famiglia che viene da Verona e che dal punto di vista politico ha avuto una certa rilevanza nel Medioevo bresciano, e che in particolar modo con la famiglia Federici ha un legame legato ad una leggenda. Proprio la stanza posta sopra i tre stemmi viene chiamata, secondo la leggenda popolare, la stanza della dama Scaligera, in seguito proprio ad un matrimonio che c'è stato tra un nobile uomo Federici e una nobile donna Scaligera, anche se gli alberi genealogici di entrambe le famiglie non lo confermano. Si sentono in tutta la valle le campane, padre Andrea? In tutta la valle no, ma qui sotto sicuramente. Qui si sentono bene, poi fra poco è mezzogiorno. Dovrebbe risuonare ancora tutto, sì. Ma in quanti siete qui? Qui siamo in 8, e di questi 8 però raramente siamo a casa tutti, perché si esce appunto per le confessioni, per la predicazione, per servizio anche nelle parrocchie qui vicino. I cappuccini del santuario dell'Annunciata si danno da fare, insomma? Sì, diciamo che non ci si può lamentare. Ma da quanto tempo è che c'è questo splendido luogo? Di pace e di bene? E di bene, esatto. Il saluto naturalmente francescano di accoglienza. Il convento appunto del 1400, viene finito, il chiostro viene finito nel 1480, e da allora i frati francescani hanno sempre vissuto dalle varie famiglie. Prima gli Amadeiti appunto nella riforma del Beato Amedeo, poi l'osservanza, e dal 1840 circa ci siamo qui noi cappuccini. All our lives are a mystery, we see not where they lead. We are asked now to trust you, and we know we must believe. Quella è l'immagine sacra, l'effigie sacra.
sì, custodita qui, che racconta un po', fa sintesi un po' di questa storia preziosa, bella, no, del santuario. Esatto, sì. Il santuario nasce 200 anni prima dall'arrivo di questo quadro, perché il santuario è dal 1465 circa e viene fondato dal beato Amedeo Menendez da Silva, che oggi noi non dice più niente, ma ai tempi era sicuramente un personaggio importante, visto che diventa confessore del Papa e i suoi funerali vengono pagati dal re di Francia, per cui era sicuramente un personaggio non indifferente. Eh sì, personalità. Esatto, nel 600 arriva questa opera di Nicola Grisiani, allievo di Palma il Giovane, e da allora la Madonna, diciamo, che ascolta in modo particolare coloro che pregano davanti. E arrivano ancora in molti quassù, no? Arrivano in molti, attirati sia dal santuario mariano ma anche dal beato Innocenzo da Berzo, che soprattutto dal beato Innocenzo da Berzo, sì, che ha vissuto in questo convento 14 anni, entra nella categoria dei mistici, per cui estasi, levitazione, muore nel 1890 a 46 anni, miracoli già da vivo, scrutatio cordis, capacità proprio di leggere nei cuori. E tra i suoi devoti abbiamo due devoti d'eccezione, che sono appunto il beato Giovanni XXIII e San Pio da Pietralcina, che erano appunto devoti del beato Innocente. Gli affreschi del tramezzo sono dal 1479, sono opera di Giovanni Pietro da Cemmo, che è un pittore qui locale, che a un certo punto farà fortuna perché andrà a Mantova e a Ferrara, dove appunto la corte di Gonzaga dagli Este. Il tramezzo rappresenta quasi tutta la vita di Gesù, purtroppo negli anni 50-60 aprono una finestra su in cima, mentre gli affreschi dal coro sono anche quelli di Giovanni Pietro da Cemmo e rappresenta quasi tutta la vita della Madonna. Che cosa vuol dire oggi custodire un luogo come questo, quassù? Beh, sicuramente è dare la possibilità alla gente di ascoltare il silenzio. Siamo in una società in cui il silenzio non esiste più e anche nei momenti morti si cerca sempre di riempire con qualche cosa, e nel momento in cui noi ci fermiamo ad ascoltare il silenzio diamo la possibilità appunto di rientrare nella nostra vita. Questo è un luogo in cui appunto c'è silenzio, anche perché il paese è a 3 chilometri da noi, noi siamo proprio isolati in fondo, in cima alla montagna. Poi una balconata stupenda. Con la balconata che dà su tutta la valle, per cui proprio noi viviamo proprio nel silenzio. Ma i vini qui che sapore hanno? Hanno il sapore di questa terra, terra da origini nobili, antiche, dove il ferro praticamente ha costruito un po', no, la storia e la civiltà di questa valle, così, Andrea? Sì, beh, i vini qui hanno una, forti, intendo una grande, grandi radici nel territorio, insomma, nel momento in cui si assaggia il nostro prodotto hai un chiaro segnale di dove questo viene fatto, e nel momento in cui fai un giro nei vigneti capisci perché c'è un prodotto così in Val Camonica. Diciamo che da qualche anno sta riprendendo piede, sì, la coltivazione della vite, il vino. Sì, beh, in Val Camonica c'è stata una riscoperta della tradizione vitivinicola a partire dal 98. Noi siamo stati la prima azienda a ricominciare a fare un vino in bottiglia in Val Camonica, dopo la scomparsa del vino lanzato che veniva fatto sulle colline qui dietro la mia cantina, dove lui oggi ancora qualche vigneto
lo abbiamo piantato. E noi abbiamo ricominciato a fare il vino nel 98, poi successivamente sono nate altre realtà che poi si sono consorziate, come ti raccontavo, nel consorzio dei vini GT di Valle Camonica. E vino per passione? Vino per passione, vino per passione. Vino per passione. Noi, anche in famiglia, il nonno aveva cominciato. Il nonno, esatto, sì. Il nonno ha sempre fatto il vino principalmente per autoconsumo, insomma. Lui coltivava questo vigneto sin dal dopoguerra, iniziò a coltivarlo dal 46 in poi, da quando acquistò la casa, quando ha messo il vigneto. Ovviamente noi ci abbiamo messo qualcosa in più di tecnologia e qualcosa in più, insomma, anche nella vinificazione. Certo. E poi confezionando il prodotto, perché lui comunque vendeva prodotto sfuso e lo consumava lui principalmente. Certo, certo. Qui sì. Naturalmente non vi preoccupate del lavoro, perché gente qui che lavora sodo, lo dimostrano anche se il periodo non è felicissimo, lo dimostrano le fabbriche e poi sì, questo grande lavoro che c'è qui in valle. Non è facile neanche, penso, coltivare, perché terreni particolari, certo. Montagna. La coltivazione è prettamente manuale, ecco. Abbiamo delle pendenze sui vigneti che raggiungono il 60-70%, abbiamo una coltivazione fatta su gradoni, quindi abbiamo una coltivazione abbastanza, la chiamano agricoltura eroica, dopo non ci piace definirci eroi, ma ci piace definirci appassionati. Sì, lo dicevo, per passione, azienda familiare, sì. Il nonno, il papà, tu, penso io che, e mio fratello, un mio po' padre, di innovazione, sì. L'ultima generazione l'ha portata, mi dicevi, sì, no? Sì, sicuramente. Ecco, da questo punto di vista, sicuramente. Che cosa insegnerai quando arriverà la gioia del primo figlio, quando arriverà tuo figlio che stai attendendo con trepidazione, gli insegni a lavorare sulle vigne, qualche segreto? Bisognerà educare anche a questo, nel senso che comunque la natura è ciò da cui deriviamo e la natura è ciò che comunque ci può insegnare molto e sicuramente può essere un buon passo di partenza anche per... Certo, tu sai che c'è un grande dibattito anche attorno al vino, giustamente, certo. Però il vino è cultura, è tradizione, è soprattutto grande umanità, no? Certo. È storia, è così? È storia di un territorio e comunque può insegnare e può dare molto. Noi concludiamo questa nostra giornata in Val Camonica, in un luogo veramente suggestivo e particolare, che è un luogo creato, tra virgolette, ad arte, dal dottor Priuli, però che dice di un'opera, lei è stato un po' l'antesignano per certi aspetti, dottor Priuli, della divulgazione di quella che è la conoscenza anche per le scuole, ma non solo per le scuole, no? per i ragazzi, per le famiglie, di quello che è un patrimonio fondamentale oggi qui riconosciuto dall'UNESCO, che sono le incisioni europee e questo ambiente, no? Innanzitutto sono archeologo, mi sono sempre occupato di ricerca archeologica, di ricerca e studio delle incisioni rupestri, dell'arte preistorica in Val Camonica e in giro per il mondo e continuo a farlo. Però mi sono sempre reso conto che generalmente i miei colleghi hanno sempre fatto ricerca un po' fine a se stessa. Nel senso che si è discusso della... Ricercatore storico, di fatto poi è uno studioso che ama stare molto, no? Nel campo, sul campo, la ricerca forse più meno portata alla divulgazione per certi aspetti. Esatto, però io mi sono sempre reso conto che bisognava far conoscere i risultati della ricerca a tutti, per diversi motivi. Toccare con mano è più facile? Forse, no, se riusciamo a toccare con mano, e l'idea dell'archeopark nasce da lì? Sì, nasce da qui, ma inizialmente io avevo cercato di trasporre i risultati della ricerca nelle strutture museali, trasformando i musei in musei interattivi, in musei didattici, fortemente didattici. Perché? Perché mi sono sempre reso conto che quando una scolaresca va in un museo e vede dei begli oggetti in vetrina, quegli oggetti comunque per loro rimangono oggetti morti, chiusi in barre di cristallo. Sono fuori dal loro ambiente naturale. E da loro, tra l'altro, non traspare l'uomo. Ma a me interessa far conoscere, far capire
come fosse l'uomo del passato. Quindi ha cominciato a trasformare i musei, a renderli interattivi, a creare laboratori all'interno dei musei e alla fine mi sono reso conto che non era ancora sufficiente. Avevo bisogno di ricreare gli ambienti della preistoria e da lì è nata l'idea di ricostruire i villaggi preistorici. Correva l'anno? Archeopark? Correva l'anno? L'Archeopark 1999, però già precedentemente nel 90 avevo realizzato l'archeodromo a Capodiponte, un villaggio neolitico, e quattro anni prima la prima capanna ricostruita dell'età del bronzo ancora a Capodiponte. Che cosa vive il visitatore qui oggi? Qui fa un viaggio nel tempo, entra nell'archeopark, è come se entrasse nella preistoria e percorre più di 10.000 anni di preistoria, perché ho ricostruito diversi tipi di ambienti, di insediamenti, a partire dal paleolitico finale per arrivare fino alla fine dell'età del ferro, quindi addirittura fino ad epoca romana con la ricostruzione del teatro di tipo greco-romano. Ma soprattutto le ricostruzioni sono ricostruzioni che permettono alla gente di, e non solo le scolaresche, giustamente come diceva lei, ma tutti, anche gli studiosi, anche i ricercatori, di entrare nelle strutture, viverle, addirittura ci possono anche dormire, ma ci possono lavorare, possono accendere il fuoco. All'interno di queste strutture, che diventano anche strutture e laboratori, si può manipolare l'argilla, accendere il fuoco, macinare il grano, fare il pane e tutta un'altra serie infinita di attività, come ad esempio la ricerca delle sonorità, della ricostruzione degli strumenti musicali che qui vengono ricostruiti a livello sperimentale, vengono ricostruiti dalla gente, ma che poi usano quando facciamo la messa in scena, potremmo dire, di riti riferibili alla preistoria. Certo. A questo punto l'archeopark è diventato addirittura la porta della valle ed è diventato il luogo nel quale cominciare a capire l'uomo della preistoria per poi uscire sul territorio e vedere le incisioni rupestri, vedere i siti archeologici, e pensi che lì su quella collina che si chiama Castellino, in cima ci sono le tracce di un insediamento che va dal neolitico finale e arriva fino ad epoca medievale. E appena più in là c'è il famoso parco delle incisioni rupestri di Luine e di Crape. Se guardiamo verso nord vediamo la zona di Plemo, la zona di Esine, e se ci spostassimo sul teatro vedremo la zona di Capodiponte, cioè tutti i siti fortemente antropizzati nella preistoria e tutti i siti con incisioni rupestri. Grazie dottor Priuli. Allora noi da quella che è la porta d'ingresso in Val Camonica chiudiamo invece la trasmissione, naturalmente mantenendola aperta questa porta e invitandovi qui per una giornata rilassante a contatto con una natura bellissima, ma soprattutto con tanta storia. Thank you.